Incredibile, veramente incredibile, perché io questa sera una cosa sola faccio, una cosa sola, l'applauso, gli applausi, veramente bravi ragazzi, veramente bravi, complimenti, veramente ragazzi, io sono contentissimo di quello che mi avete fatto vedere, io da risultatista che ho sempre detto è il risultato quello che conta, lo confermo perché stasera mi fa malissimo perdere, però quello che mi hanno fatto vedere i ragazzi stasera è stata una partita stradominata. Io non riesco a capire come sia stato possibile perdere questa partita. C'è Szczęsny, caro Tech, che l'avevi parata anche stasera. L'avevi parata anche stasera, Tech. Adesso qua come funziona? Che di solito no, sono delle discussioni solo io. Qua come funziona? Entriamo in un mondo. Fatemi capire, adesso ci saranno settimane, mesi, anni di trasmissioni televisive, non lo so, di servizi, di inchieste e robe del genere o no? Adesso, scherzi a parte, la butto lì perché è giusto parlarne, fa parte del calcio, ma facciamo proprio un piccolo accenno alla questione. Io non credo che sia il modo di utilizzare il VAR, non tanto per l'episodio singolo. Ma vedere 10 minuti del primo tempo, 10 minuti del primo tempo persi in questo modo qua, secondo me è scandaloso. Poi, secondo me l'arbitro stasera un po' di manina di protagonismo ce l'ha avuta perché gialli a caso, proprio partita condizionata con tanti cartellini gialli e metri di giudizio non sempre uguali. Quindi questo mi sento di dire, secondo me l'ha gestita veramente male il direttore. Poi io non ho ancora capito che cosa abbia fischiato, ero convinto in diretta avesse fischiato fallo su di Morata, poi alla fine ha ammonito Alexandro, non ho capito per quale motivo, quindi non lo so, non lo so veramente. Una partita che per forza di cose farà parlare di sé negli anni. Ci fermiamo qua perché il resto sarebbe attraversare barriere che non mi fanno impazzire, purtroppo la discussione su questa partita sarà tutta lì. Sarà tutta lì per un motivo. In campo non c'è stata storia. Cioè, c'è stato un dislivello notevole tra le due formazioni, una Juventus che è risultata palesemente superiore all'Inter. Troppo migliore rispetto al migliore rispetto all'Inter, troppo migliore non suona proprio bene, ma veramente migliore rispetto all'Inter. E purtroppo da questa giornata portiamo a casa poco. Perché adesso dobbiamo dare un'occhiata magari a quelle che arrivano da dietro. L'Atalanta può andare ancora a 54, vincendo il recupero 7 giornate alla fine con un unico obiettivo, e cioè consolidare la quarta posizione, purtroppo. E io sono molto deluso per questa cosa qui, molto triste per questa cosa qui, per il resto tantissima roba, tantissima Juve. Però, anzi, esagero, probabilmente la miglior prestazione stagionale di questa Juve. Però arriviamo lì. Che se non la butti dentro, se non la butti dentro è difficile vincere. Difficile, io non ho idea di quante occasioni da gol abbia avuto la Juventus. Non lo so, vado un po' a vedere le statistiche: 22 tiri. Poi è ovvio che nello specchio della porta ce ne sono stati 5, non sono stati tanti, però a livello di occasioni proprio, di palloni che transitavano negli ultimi metri, cioè la sfortuna anche col palo di Zaccaria. Stasera la nostra buona stella ci ha un po' abbandonato e quella dell'Inter invece ha funzionato forse fin troppo bene. Credo che sia non dico la fine del campionato della Juve perché non è vero, adesso c'è da consolidarlo questo quarto posto, c'è da cementare, c'è da veramente mettersi qua e ragionare ad arrivare alla fine dell'anno con queste ultime 7 partite cercando di fare più punti possibili. Sicuramente stasera la possibilità di fare punti c'era. Non lo so, sembra, ragazzi, sembra quasi una maledizione. Quando la Juve fa una partita fatta bene non raccogliamo mai, quando invece facciamo delle partite inferiori magari portiamo a casa anche il risultato pieno. Non so cosa dire. Poi purtroppo condizionata anche da Locatelli che dopo pochi minuti si fa male, un occhio gonfissimo, prova a giocare davvero guerriero, da gladiatore, poi niente. E poi niente.
Poi costretto a uscire. Rabiot fa una grandissima partita, poi dei singoli parleremo nelle pagelle che mi tocca registrare già adesso. Io stasera vado a letto con la convinzione che questa partita l'abbiamo veramente giocata su due livelli diversi noi e l'Inter. Noi abbiamo veramente fatto vedere di essere una squadra più forte. E poi come al solito sono gli episodi, i centimetri su dentro l'area, fuori dall'area, il rigore su Zaccaria oppure no. Questa decisione che ribadisco, secondo me, un po' così, di dare questo calcio di rigore, un po' così. Però lo accettiamo, fa parte dello sport, fa parte del calcio anche questo. Non fa parte dello sport e del calcio questa gestione, secondo me, della tecnologia, perché se serve a migliorare lo sport allora la utilizziamo, se serve a creare più dibattiti e più confusione non ha senso, se serve allungare le partite, se degli atleti dopo 40 minuti che giocano devono stare fermi 10 minuti fermi al freddo, prendere freddo con i muscoli caldi per poi giocare altri 10 minuti per poi tornare fuori a fare un quarto d'ora fermi. Non lo so ragazzi, io mi è sembrato abbastanza lontano da quello che è l'utilizzo corretto del VAR. Al di là, ribadisco, non focalizzatevi sul fatto che sia una decisione contro la Juventus, proprio al di là del fatto che, ribadisco, non ho ancora capito che cosa abbia fischiato, perché come il tocco di Morata c'è, non so quanto sia valevole di calcio di rigore, se ha fischiato fallo di Alessandro sinceramente invece non l'ho visto. Sono curioso di sapere anche cosa dirà Massimiliano Allegri. Rimettiamo l'Inter dentro la lotta scudetto, non vinceva fuori casa dal 2021, siamo riusciti a rimetterli dentro noi in quella che secondo me davvero è stata la miglior prestazione della Juve della stagione. Purtroppo troppo imprecisi, però ai ragazzi veramente, cioè, ecco, questa è la classica partita che poi alla fine ti metti qua in chiacchiera nella delusione cocente, veramente nell'amaro con cui andrò a letto questa sera, di contare anche le occasioni, quella di Chiellini nel primo tempo un centimetro dalla porta, ma come si fa a non fare gol lì, ma come si fa. Vlahovic magari non in serata piena, in realtà mi era piaciuto Morata, non ho capito la sostituzione, questo devo dire la verità. Ken mi sembra sempre un po', ci è mancato sempre il centesimo per far l'euro questa sera. Poi diversa rispetto al Villarreal, molto, una gara decisamente migliore rispetto a quella del Villarreal, decisamente migliore, perché col Villarreal avevi fatto un buon primo tempo, poi nel secondo ti eri spento, anche qua nel secondo un pochino ti sei spento, però almeno sei rimasto dentro una partita, che era quello che dicevo anche dopo l'eliminazione col Villarreal. Sì, se tu avessi perso 1-0 sull'episodio del rigore segnato da Gerard Moreno, non sarebbe niente di che. Il problema di fondo è che hai mollato di testa, invece stasera di testa sei rimasto nella partita, avevi più tempo, certo, ma sei rimasto nella partita fino all'ultimo. Ragazzi, mi sembra scontato dire che non è meritata la vittoria dell'Inter, cioè mi sembra veramente la base dire che se c'era una squadra che meritava la vittoria stasera era la Juventus. Purtroppo non è andata così. Poi le motivazioni mettetele in campo voi. Io da questa serata mi porto a casa però delle certezze, la consapevolezza che siamo una squadra in crescita e che possiamo finire bene la stagione con ormai l'obiettivo principale, oltre ovviamente a consolidare il quarto posto, lo scudetto, e se magari certo la Coppa Italia, raggiungere la finale di Coppa Italia e cercare di vincere la Coppa Italia. Io stasera non ho niente di più da dire alla Juventus, cioè se parliamo di Juventus io stasera faccio complimenti e basta, perché ho visto una gran gara e soprattutto le gare che piacciono a me, che sono quelle gare di cuore, di anima, di grinta, di volontà, di voler far vedere che, e quando sei dentro la partita così, e quando anche un Rabiot mi fa una partita del genere, che finisco la partita e perdi 1-0 e dici però bene Rabiot, perché ci hanno creduto. Il risultato purtroppo rimane la cosa più importante. Infatti questo stato d'animo amaro, questa sensazione di amaro è per via del risultato, ma per tutto il resto io ho visto mettere in campo tutto. Poi stanno facendo rivedere sto Paolo Zaccaria, guardate, chiudo adesso perché se continuo a guardare il Paolo Zaccaria
mi metto a piangere, non ci meritavamo di perdere. Finita qua, fatemi sapere un po' anche la vostra qui sotto nei commenti. Abbiamo perso sta partita qua, ma ci credete che abbiamo perso sta partita qua? Abbiamo perso.